Un seminario molto affollato, quello che si è tenuto oggi a Palazzo Reale, dove si è parlato di autismo, un argomento abbastanza delicato che è stato portato all'attenzione del pubblico dall'Associazione Oltre. Domenico Nardiello. Sì, buonasera. L'associazione ha tentato anche questa volta di fare un'operazione di informazione e di prevenzione attraverso un seminario pomeridiano che ha offerto, potremmo dire, un punto di vista diverso da quello, diciamo, maggiormente speculato oggigiorno, una possibilità appunto relazionale per le persone che sono portatrici di una struttura autistica. E abbiamo avuto la grande fortuna di avere con noi la stessa Magda Di Renzo da Roma, che ha portato il suo contributo ed ha veramente fatto molta presa sulla folla che, come hai visto, insomma, ha riempito oggi Palazzo Reale. Professoressa, io capisco che non è possibile parlare così in pochi minuti, ma quali sono le frontiere dell'autismo oggi? Beh, si stanno veramente ampliando e non abbiamo più quei limiti così forti come nel passato. Comunque le barriere che dobbiamo ancora battere sono tante incomprensioni, abbiamo bisogno di integrazione, di reti sociali, di manifestazioni come quelle che promuovono associazioni come quella che abbiamo qui, per rimettere, ed è stato un po' il tema di questo incontro, il bambino al centro e non il disturbo. E questo è il messaggio più importante che noi vogliamo dare. L'Associazione Oltre organizza anche dei, diciamo così, gli approfondimenti, giusto? Sì, diciamo, a partire da questa esperienza del pomeriggio noi proponiamo sia ai gruppi di genitori che ai gruppi di operatori che vivono sul nostro territorio dei percorsi di esperienze, potremmo dire, un corso di formazione appunto per insegnanti, operatori, educatori e quant'altro, oppure gruppi di sostegno per quelli che vivono la condizione di una relazione con soggetti autistici.